Buongiorno a tutti quanti voi. Leggiamo oggi in Ecclesiaste, al capitolo 4, versetti 11 e 12. Così pure, se due dormono assieme, si possono riscaldare. Ma uno solo, come farà a riscaldarsi? Se uno può sopraffare chi è solo, due gli possono resistere. Una corda a tre capi non si rompe tanto presto. Sei un vero amico? Due amici erano in esplorazione in una regione desertica dell'Alaska quando furono sorpresi da una tormenta di neve. Il cammino si faceva via via sempre più lento e faticoso e, data l'abbondante quantità di neve che continuava a cadere, il paesaggio sembrava essere uguale da qualunque parte essi guardassero. Camminarono per ore, con i loro zaini sulle spalle, che rendeva il loro avanzare ancora più lento e faticoso, e speravano di riuscire ad intravedere un villaggio, una casa o una semplice baita dove potersi riposare un po' in attesa di soccorsi. Ebbero la sensazione che stessero girando in circolo e cominciarono a pensare il peggio. Erano ambedue zuppi e congelati e stavano rischiando l'assideramento. Ad ogni passo i loro piedi affondavano nella neve che si faceva sempre più alta e rendeva il loro procedere ancora più estenuante. Uno dei due chiese all'altro di fermarsi un po' per riprendere le forze, ma l'amico gli rispose che sarebbe stato pericoloso perché rischiavano di non riuscire più a rialzarsi e che avrebbero potuto morire assiderati. Stava calando la sera e col buio le cose si facevano ancora più complicate. Uno dei due, non facendocela più a camminare, disse al suo amico di continuare il suo cammino mentre lui sarebbe rimasto lì ad attenderlo con i soccorsi, se mai fosse riuscito a trovarli. Ma il suo amico non aveva alcuna intenzione di lasciarlo lì, da solo, dove sarebbe sicuramente morto. Gli afferrò un braccio, se lo mise intorno al collo per sostenerlo mentre continuavano ad avanzare. Ad un certo punto quello più indebolito scivolò dall'abbraccio dell'amico e si accasciò sulla neve privo di sensi. L'amico si trovò in un grosso dilemma. Doveva decidere se lasciare il suo amico sulla neve e continuare a camminare, con la speranza di trovare qualcuno che li aiutasse, o caricarsi il suo amico sulle spalle, con il rischio che nessuno dei due si sarebbe potuto salvare. Lui optò per la seconda soluzione. Prese il suo amico sulle spalle e ricominciò a camminare. Dopo alcune ore intravide le luci di un villaggio e, benché molto debole, riuscì ad attirare l'attenzione di alcuni abitanti che immediatamente li soccorsero. Il giorno dopo i due amici, anche se con addosso i segni che il gelo aveva loro causato, si erano già quasi completamente ristabiliti e vollero ringraziare il medico che li aveva presi in cura per aver salvato loro la vita. Al che il medico rispose loro: «Il merito non è mio». Poi, rivolto verso l'uomo che aveva caricato il suo amico sulle spalle, disse: «Se tu lo avessi lasciato sulla neve, sareste entrambi morti assiderati. Prendendolo sulle spalle, invece, il tuo corpo ha continuato a riscaldarsi per lo sforzo e il tuo calore ha riscaldato anche il tuo amico, dandovi la possibilità di arrivare fin qui. Per questo siete vivi». Non so quanti di noi hanno amici che farebbero la stessa scelta fatta dall'uomo che prese sulle spalle il suo amico, o se noi stessi fossimo capaci di farla quella scelta. Ma sono sicuro che anche tu conosci un uomo che, dopo aver dato la sua vita per te, oggi vuole camminare al tuo fianco ed è pronto a soccorrerti quando ti troverai nelle difficoltà. Il suo nome è Gesù di Nazareth. Egli ci ha dato l'esempio di cosa significa essere amici e ci incoraggia ad avere lo stesso sentimento verso coloro che sono nelle difficoltà, perché tutto il bene che riusciremo a fare ritornerà a nostro beneficio. Impariamo a camminare insieme e a sostenerci l'un l'altro, perché una corda a tre capi non si rompe facilmente. Che Dio vi benedica.